Mi è particolarmente gradita l'occasione per formulare gli auguri più sentiti ed affettuosi a tutta la cittadinanza, agli ospiti di questa bellissima città, oltre che naturalmente a tutta la macchina amministrativa, i dipendenti che con spirito di servizio gratificano l'impegno che l'amministrazione pone quotidianamente per affrontare e risolvere i problemi della città. Sono orgoglioso di avere trascorso un altro anno nella guida e nella conduzione di questa comunità, raggiungendo obiettivi e risultati che stimolano sempre al proseguire in questa direzione. Nonostante le grandi difficoltà che caratterizzano oggi il Paese nella sua interezza e gli enti locali in particolare per le ristrettezze economiche e finanziarie che impongono vincoli sempre più ristretti per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse, il Comune di Ostuni è uno tra i più virtuosi, riesce quest'anno, nonostante il passaggio da un saldo di più 200.000, più 2 milioni e 200.000, a rispettare il patto di stabilità, ha un indebitamento tra i più bassi, siamo riusciti a mantenere le aliquote dell'IMU a livello più basso. Tutto questo grazie anche ad una oculata utilizzazione delle risorse finanziarie e ad una spesa che è stata apprezzata secondo i parametri di virtuosità che il Ministero ha applicato, tant'è che abbiamo avuto i tagli più bassi della provincia nell'ultimo taglio che è stato fatto alle finanze comunali. Questo grazie, ripeto, ad una collaborazione, ad una professionalità e capacità di tutta la macchina amministrativa, con particolare riferimento anche al settore della ragioneria. E dicevo, nonostante questo, siamo anche riusciti a continuare nella crescita e nello sviluppo sia dei servizi pubblici che delle opere pubbliche che continuano ad abbellire e a migliorare la qualità di queste città. Il tutto in un contesto di grande civiltà e democrazia che prevede sinergia e collaborazione con le associazioni del terzo settore in particolare, con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con le istituzioni che garantiscono la serenità, la tranquillità e l'ordine pubblico nella nostra città. Sono orgoglioso del senso civico della città e della collaborazione che viene prestata con tutti, polizia, carabinieri, guardia di finanza e tutti quelli che lavorano quotidianamente per servire la popolazione.